Buonasera a tutti, buonasera. Prima di iniziare il concerto di Natale, volevamo salutarvi in modo simbolico, abbracciarvi un po' tutti quanti, di augurare un felice Natale, un sereno 2023, da parte mia, della mia associazione. Ed ora passo la parola al sindaco, molto più bravo di me, dei saluti. Solo qualche minuto innanzitutto per darvi il benvenuto a questa serata organizzata dall'Associazione Musicale Città di San Severo, magistralmente diretta dal maestro Antonello Ciccone, a cui farei un bel applauso. Con me l'assessore Indici a portare i saluti e gli auguri dell'amministrazione comunale. Auguri di buon Natale. Ormai, diciamo, come da consuetudine, con qualche interruzione dovuta alle note vicende legate alla pandemia, l'augurio di un sereno Natale a tutta la città di San Severo, con questo concerto di Capodanno, di Natale, mi sono portato già avanti, concerto di Natale e anche di Capodanno, perché questa sera ci scambieremo gli auguri di un sereno Natale, ma anche di un sereno anno, e Dio solo sa quanto le nostre famiglie abbiano bisogno di avere dei momenti più tranquilli, più sereni rispetto a quelli difficili che io mi auguro possiamo avere alle spalle. Non mi dilungo oltre. Quest'anno ci sarà l'ODS Band con Ottavio Di Stefano, so che ci sarà un concerto davvero bello con dei canti natalizi che io credo riscuoteranno il vostro consenso e, diciamo, la vostra simpatia. A voi tutti presenti, alle vostre famiglie, da parte nostra un augurio sincero di buon Natale e di buon anno, di un sereno 2023 che possa essere momento per realizzare tutto quello che le nostre famiglie, voi e i vostri cari avete nel cuore, davvero che possa essere il momento giusto per realizzare i vostri sogni e i vostri desideri. Quindi un augurio sincero di buon Natale e buona serata e buon concerto, non di Capodanno, di Natale.
this is what you are. Let me out, let me out, make me feel shy. When you hold me in your arms, I can just forget tears and cry. This is what you are. This is what you are. Had a number of my boy, that's all you gotta do. Got the shadow on my soul. Hey, when it break my heart, I'm too. This is what you are. Tanto mi permetto perché ci conosciamo già da un po' di tempo. Comunque è un onore, davvero, io è sempre una grande emozione, non solo vedere questo bellissimo teatro, ma soprattutto vederlo pieno. Sapete che posso non sembrare agitato, ma in realtà lo sono. Lo sono, quindi, e questo è perché siete bellissimi e grazie per essere venuti. Grazie. Mi permetto di presentare a nome di questa bellissima big band il direttore, il maestro Antonello Ciccone, che già conoscete. E speriamo di farvi passare una piacevole serata insieme, con un po' di classe, eleganza e anche un pizzico di divertimento. Prego ragazzi.
Trasmesso in Mondo Visione in TV. Nell'84 nasce la TV musicale con i videoclip musicali, quello che oggi vediamo, MTV, sui canali 67, 36, RTL, eccetera. Però nell'84 la primissima canzone che venne appunto trasmessa
fu proprio questa di Lionel Richie, si chiama All Night Long. Come on, sing my song, all right.
No, aspettate un attimo che adesso ho bisogno di bere perché altrimenti si blocca tutto. Ringraziamo mio padre qui al mio fianco sempre. Grazie. Allora noi ovviamente canteremo anche i brani di Natale, ci mancherebbe altro, ci faremo gli auguri in questo modo, però nel nostro spettacolo abbiamo sempre omaggiato i grandi re del passato, ovviamente che ci hanno lasciato e che sono ancora tuttora in vita. E uno di questi che io ho sempre apprezzato, stimato negli anni 60, 70, 80, anche 2000, tuttora iperattivo, si intitola il suo nome è Tom Jones, ok? È il brano che lo ha reso famoso. Ha reso famoso lui stesso e il brano è diventato famoso davvero in tutto il mondo e ancora oggi amiamo tutti suonarlo, cantarlo e ballarlo e quindi abbiamo pensato di dedicarlo anche a voi. Prego maestro. Internazionale. E uno di questi è un nostro
diciamo conterraneo, pugliese anche lui. Il suo nome ha fatto il giro del mondo, ancora prima le sue canzoni. E mi piacerebbe, se me lo permettete, omaggiare anche il maestro Domenico Modugno. Volete? Pensate che il brano che vi stiamo per presentare è diventato famosissimo alla stregua di un altro brano importante. Non ha vinto Sanremo, è stata esclusa da Sanremo nei suoi anni perché parlava di un ragazzo che si voleva suicidare nella notte da un ponte. E sapete perché è stata scartata nonostante la sua meravigliosa melodia? Perché l'anno prima si è suicidato Luigi Tenco e quindi non volevano questa tipologia di comparazione, non volevano allusioni, per rispetto anche al maestro Tenco. Però, come anche dice Renzo Arbore, questa canzone ha fatto il giro del mondo e immediatamente dopo, nonostante essere stata scartata dal Festival di Sanremo, ha raggiunto un successo planetario e quindi con il dovuto rispetto provo a cantarvela. È vero, credete, mi è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo in giù. Ad un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così meraviglioso. Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? Il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, chi bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. La luce di un mattino.
Thank you.
degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Si intitola La Pantera Rosa, e c'era la sua colonna sonora che era veramente straordinaria, interpretata, cioè ma non dobbiamo suonare questa, però il film La Pantera Rosa, la colonna sonora di quel film era in italiano Meglio Stasera, che in realtà divenne It Better Be Tonight, e comunque è bella lo stesso sia in italiano che in inglese, quindi me la facciamo ascoltare più questo. Come.
subito. If you ever gonna kiss me, it's happening to me tonight. Ma me l'ho dato 30 metri di film, ma non è normale. Mi scusi, ma è...
Antonio, vieni qua, Antonio. Maestro Antonio Carretta, che si vede noi non si sente. Sì, sicuramente, guarda. Vabbè, è il bello della diretta. Ma Sergio, scusami, abbiamo anche uno senza fili? Per dopo, mi date cenno? Ce l'hai? Ok, ok, preparalo, preparalo. Grazie, prego maestro. Thank you.
You better do it.
Ciccone, diretto dal maestro Antonello Ciccone. Thank you.
Adesso vi presentiamo un brano natalizio di José Feliciano, giusto si dice così, maestro? José Feliciano, giusto? Lei che cos'è? Venezuelano, vero? Mi scusi, non ho capito, maestro, può ripetere? Mi hanno acquisito qui in Italia. Ti hanno rapito in Italia da 30 anni? Ah, ok. Però lei è originario del Venezuela, vero? Quindi è José Feliciano. E il brano si intitola? Feliz Navidad. A voi, maestro. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero.
Anche in questo teatro, ma divento ogni anno sempre più duro. No, scherzi a parte, sono felice, sappiate che io insomma ce la sto mettendo tutta come sicuramente questi ragazzi, però sono enormemente felice per cantare per voi. Va bene. Vogliamo chiudere questa parentesi natalizia prima di andare verso il finale con un brano veramente rappresentativo, suonato ovunque, da chiunque: Dean Martin, Frank Sinatra, Tony Bennett, tutti i grandi re del passato l'hanno creata, l'hanno fatta loro, l'hanno malleata a loro piacimento, e quindi volevamo chiudere anche noi questa parentesi natalizia con questo fantastico brano che sicuramente conoscete e che si intitola Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Vai. Still on the fire, and as long as you love me.
Permettetemi di perdere 2 minuti per presentare tutta la band, perché alcuni li abbiamo già presentati, altri un po' meno. Quindi adesso partirei con la ritmica. Al pianoforte sta suonando per voi questa sera Dino Basile. Al basso elettrico il grande Luciano Pannese. Alla batteria il maestro Leo Marcantonio. E il suo cappello natalizio, ieri fa. Alla sezione ritmica qui in basso, ai sax, troviamo Marco Destino. Nicola Simone. Massimo Cianciaruso. Enzo Martini, agriturismo annesso, zona San Nicandro. Pubblicità. Enzo Pastore al trombone, eccolo lì. Il vostro compaesano, l'amico Daniele Delle Fave. Alle tromme, e che tromme, il maestro Luciano Palmitessa. Antonio Piacentino. Dirige, e lo ringraziamo nuovamente per aver organizzato questa splendida serata. Gli sforzi maggiori sono sicuramente i suoi, e quindi va dato questo merito il maestro Antonio Cinco. Più forte l'applauso, ha detto il maestro, ha bisogno di sentire più forte l'applauso. Grazie maestro. Procediamo con il prossimo brano. No, Natale è passato, un altro po'. Dino, tu stai ancora a Natale? Madonna, amici. Carnevale. Ma arriva Carnevale. Prego maestro, quando vuole. We'll be right back.
Grazie mille a tutti. Sergio, mi accendi un attimo le luci del teatro? Volevo guardare in faccia le persone che ci hanno accolto con grande grazia e simpatia. Io vi voglio ringraziare davvero di cuore, ma non sapete quanto mi avete reso felice questa sera. E grazie per essere venuti, spero abbiamo soddisfatto la vostra esigenza e non siate rimasti delusi. Ringrazio a nome di tutti la ODS Big Band, il maestro Ciccone, ringraziamo il sindaco, il comune di San Severo, il fantastico Teatro Verdi e soprattutto voi per essere sempre partecipi. Vi faccio una piccola confidenza, sono tanti anni che il maestro organizza questo concerto, in estate, in inverno, in primavera, in autunno. Voi non siete mai mancati, il teatro è stato sempre pieno e questo non può che veramente farci davvero tanta gioia. E verremo altre 100 volte se voi lo vorrete. Vi voglio ringraziare, augurare un buon Natale e salutarvi come se fossimo a New York, New York. Grazie a tutti. Be a part of it, New York.
Se volete cantiamo un'altra canzone. E ragazzi, dobbiamo andare a mangiare. Guarda signore, in prima fila c'ha fame, già me l'ha detto prima. E amari, te ne pure lì. Allora, ce l'abbiamo maestri? Dovremmo averla da qualche parte, qualche brano aggiuntivo, vero? Io dovrei dire tante cose, vorrei dire tante cose, però in realtà è difficile, eh? Sì, un minuto lo troviamo, quindi ho chiesto il brano, cioè io, il maestro che è esigente e che piace fare sempre cose esigenti, ha trovato il brano più difficile che non ce l'ha nessuno nel repertorio. E quindi adesso li ha messi completamente in crisi. Questo è il discorso che è molto semplice. E niente, però volevo dire che semplicemente questo, ringraziarli perché non è facile tenere su una big band al giorno d'oggi. Voi dovete ben immaginare che prima del Covid, prima della pandemia, facevamo davvero tanti concerti, giravamo davvero parecchio. Poi il Covid ha bloccato tutto e adesso ci stiamo rimettendo piano piano in carreggiata. Io pensavo che fossimo un po' arrugginiti, ma in realtà non lo siamo tanto, vero? Né voi che ne pensate? Il più in forma è lui, eh? E non si è mai fermato. Ora in pandemia. Prego maestro, vai. I shut down.